allargare Vunipolo, gli toglie assetto, ovviamente lui lo sa. Ah, niente, Vunipolo l'ha messo sotto. Calcio di punizione, ammazzato fuori, proprio tolto via. E c'entra i pali, perfetto. Ma l'hai visto? Vuoi che lo rivediamo questo calcio? Fratello Tom. Non hanno vantaggio in nulla i Lions. E guarda adesso. Però ricordiamo una cosa. Il tarlo nella testa di Vunipolo e dall'espressione di Vunipolo ci sta riuscendo alla grande Alexandro. Lealifano. Centrati i pali. Esplorare quel particolare limite, quello che sta facendo Alexandre Vunipola, lo sta facendo molto bene. Grande lavoro questa volta. Questa volta dei Lions. Si va al calcio di punizione per i Lions. Questo è il calcio. È dritto. In mezzo ai pali ed è pareggio. 6-6. Che entra sempre nel secondo raggruppamento, mai nel primo. Eccolo lì. Persi in avanti, lascia giocare. Mamma Odrisco. North catturato da Folau. Oh, se lo carica e spalla. Mamma mia, cosa piace al pubblico britannico questa roba da vecchio impero. Che bello, l'ha preso in spalla, l'ha portato. Questo quanto, però, gli piace. Attenzione che è rimasto a terra, però, North. C'è lì in avanti il vantaggio o non si concretizza e la mischia allora. L'ha veramente incornato qui, Folau. L'ha preso e l'ha portato su. Però adesso è rimasto a terra North. Eccolo qui, lo tiene, allora lui va giù, lo alza. Cade proprio di testa, perché Folau da qui si vede. Mamma mia, è pericoloso, perché guarda, Folau si attacca dietro, lui cade di qua e la testa va giù per prima. Mamma mia, mamma mia. E purtroppo non lo spinge solo indietro, ma cade dinamica. Giù lui. I tre terze linee, non c'è nessun grind specifico. Ripulito, Ghegna deve usarla. Il lato chiuso, c'è lo spazio! Ehi, guardate! Adam Heisley-Cooper, la meta! L'Australia ha intensificato le fasi, è gioco sequenziale, ma è un gioco sequenziale facilitato dal fatto che non c'è il grinder, non c'è più un fetch, non c'è chi lo può fare, ma qui c'è una grande Australia che ha attaccato con intelligenza stratosferica, perché nei raggruppamenti 2 su 2 raccoglie vai, vieni a urlare ai propri avanti, venite di qua, perché vuole con raccoglie vai riposizionare le guardie. Sul riposizionamento delle guardie manda dentro la scheggia stretta, e anche questa è una scheggia stretta che entra. Match, il piede, i pali, l'attenzione, il pubblico che aspetta, diviso metà e metà, sono tanti tifosi dei Lions. Lealifano in mezzo ai pali ed è il sorpasso. 3 minuti appena abbondanti ancora da giocare. Vedere. E adesso siamo nella zona in cui non possono. C'è. Beh, è ancora possibile questo stadio. Oltre c'è la gloria, c'è la storia, c'è la leggenda dei Lions. No. È corto. L'Australia vince e si va al terzo test match. Tutte e due le squadre che hanno perso hanno sbagliato un calcio all'ultimo momento. A questo punto, Salamone. No.